Salve a tutti. Il gioco che recensirò oggi per la rubrica Random Gameplay si chiama Noctis. Noctis è un titolo importante nella storia della generazione procedurale nei videogiochi, quindi un video a riguardo non poteva mancare in questa rubrica. Inoltre, Noctis è senza alcun dubbio il nonno di uno dei giochi moderni più discussi degli ultimi anni, No Man's Sky. Questo piccolo titolo open source è stato creato nei primi anni 2000 da un programmatore italiano, tale Alessandro Vignola, per il sistema operativo DOS. Ed è molto probabile che Sean Murray abbia preso spunto proprio da questo gioco per creare il suo discusso capolavoro. Il gameplay di Noctis è infatti perfettamente sovrapponibile a quello della prima versione di No Man's Sky e si può tradurre in una sola parola: esplorazione. Come nel titolo di Hello Games, anche qui è possibile catalogare i pianeti scoperti nell'enorme galassia di gioco, che è generata proceduralmente, in una guida, non molto diversa dall'Atlante di No Man's Sky. Non ci sono altre attività fattibili con questo titolo. Anche la trama di Noctis riprende quella del più conosciuto titolo degli sviluppatori inglesi. Voi infatti in game siete uno Star Drifter, cioè un viaggiatore interstellare di una razza aliena, i Felisiani, di aspetto simile ai gatti, mandato in giro per la galassia del gioco ad esplorare nuovi sistemi alla ricerca di pianeti abitabili. Quest'ordine ti era stato dato in quanto il pianeta natale dei tuoi coetanei stava andando in rovina, quindi serviva una nuova casa. Dopo anni di esplorazione, al vostro ritorno a casa, però non trovate più nessuno. Tutti i vostri simili sono scomparsi. Non si sa se si siano estinti o se abbiano sviluppato dei motori intergalattici che gli hanno concesso di fuggire dalla galassia, abbandonando gli esploratori al loro destino. A questo punto agli Star Drifter, ormai soli, non è rimasta altra alternativa di continuare ad esplorare e catalogare la loro galassia, fino alla morte loro o della loro nave. Anche in No Man's Sky, come qui, siete dei viaggiatori solitari. I comandi del gioco non sono molto intuitivi, quindi concluderò questa recensione con un piccolo tutorial per chi vuole provarlo. Il link per scaricare l'eseguibile lo trovate in descrizione. Innanzitutto, dopo aver decompresso il file zippato con dentro il titolo, il gioco va avviato usando l'eseguibile di W-Noctis che vedete ora a video. Purtroppo sulle versioni più recenti di Windows il gioco si avvia solo ridotto a finestrella e non come schermo intero, come potete vedere dalla bassa qualità di questo video. Per muovere il personaggio non si usa come nei giochi moderni la tastiera, ma si va nelle quattro direzioni spostando il mouse sul tavolo, come si faceva in alcuni vecchi titoli. Per guardarsi intorno invece che spostarsi è sufficiente muovere il mouse tenendo premuto il tasto destro dello stesso. Solo sui pianeti è inoltre possibile andare dritto in automatico premendo il tasto sinistro. Per migliorare sui pianeti la visibilità quando è buio o ci sono fenomeni atmosferici come pioggia o nebbia è possibile utilizzare appositi visori premendo i tasti O oppure D. Premendo H invece verranno evidenziati gli animali se presenti. È possibile saltare o usare il jetpack premendo la barra spaziatrice. Concludiamo su come pilotare la nave per raggiungere i pianeti. Il pilota di bordo è comandabile dal computer localizzato dove sono le scritte nella finestra frontale. È possibile navigare fra le opzioni raggiungendolo e puntando le singole opzioni con la visuale in prima persona. Per scegliere le opzioni è sufficiente quindi guardarsi intorno tenendo premuto il tasto destro del mouse e scegliere col tasto sinistro. La prima cosa da fare è andare nella seconda finestra a sinistra e da lì selezionare col tasto sinistro del mouse, dopo aver inquadrato l'opzione Select Remote Target. A questo punto sarà possibile selezionare la stella dove dirigersi premendo il tasto destro del mouse due volte per selezionarla guardandosi intorno. Dalla terza finestra del computer selezionare quindi l'opzione Start Vimana Flight per raggiungerla attivando l'iperguida. A questo punto è possibile selezionare un corpo celeste, su cui atterrare andando nella finestra ancora più a destra e selezionando l'opzione Select Local Target. Per raggiungere il pianeta scelto, nell'interfaccia ancora più a destra, scegliere l'opzione Start Pen Product. A questo punto il pianeta scelto vi comparirà davanti agli occhi. Nella finestra più a destra non resta che selezionare l'opzione Deploy Surface Capsule.
Fatto questo, a destra della stanza comparirà una visuale dall'alto del pianeta per consentirvi di scegliere il punto di atterraggio. Per spostare il cursore è sufficiente usare i tasti freccia della tastiera e confermare, quindi premendo invio. Le uniche stelle che hanno pianeti con vita, simili alla Terra, sono quelle di classe S00, che ormai, dopo 20 anni dall'uscita del gioco, sono state praticamente tutte catalogate. Inoltre, catalogare le scoperte nell'archivio ufficiale del gioco non è così semplice come su No Man's Sky. Per farlo bisogna lavorare con la console di gioco e spedire un file allo sviluppatore. Questi pubblicherà le scoperte dopo averlo supervisionato per evitare che nei nomi ci siano parolacce. Per concludere, Noctis è un gioco che ormai appartiene alla storia, ma che consiglio di provare almeno una volta e nel farlo di immedesimarvi davanti ad un bambino dei primi anni 2000, che davanti al suo schermo, seppure con una grafica già retro, vedeva generarsi un'intera galassia fino al dettaglio di un fiore su un albero. Consiglio anche agli appassionati di No Man's Sky di provare questo gioco, che probabilmente ha ispirato lo stesso Sean Murray. Arrivederci alla prossima.